Buonasera a tutti, sono qui nel mio atelier e sto aspettando il mio carissimo amico Diego Fusaro, con il quale parleremo d'arte e di filosofia. Sta per arrivare, eccolo. Eccomi qua, Umberto. Ciao. Felice di essere di nuovo qui in questo splendido e suggestivo luogo che è il tuo atelier di arte, ma non solo di arte, perché qui ormai è diventato a tutti gli effetti un vero cenacolo di cultura in cui si discute di filosofia, arte, teologia, di spiritualità. È sicuramente un elemento che io da subito ebbi a rilevare nella tua arte è la tensione antimaterica, spirituale, che aleggia in tutte le tue opere e che mi pare dia luogo poi a una potente rivolta contro il moderno e contro la sua tendenza precipuamente materialistica, quella che il filosofo René Guénon chiamava il regno della quantità, Della dove quantità. tutto deve essere quantificabile, calcolabile, misurabile e quindi disponibile per la volontà di potenza. La tua opera d'arte è, nel senso più alto, L'antitesi. direi, l'antitesi, è una ricerca di spiritualità, intesa in una dimensione non necessariamente confessionale, spiritualità intesa come il principio dello spirito contro quello della bruta materialità. Certo, Confermi che nella tua opera c'è confermo, sì, questa certo. tensione? C'è questa meravigliosa tensione che poi produce in essa passami il termine, un orgasmo spirituale, nel quale, che poi è diverso da quello fisico, ovviamente, e porta con sé una visione ulteriore di interspazi e superspazi in cui l'anima si aleggia, si muove e va a scoprire cose meravigliose. Quindi siamo proprio in antitesi, quello che dicevi tu era perfetto, in antitesi scomposita di tutto quello che è l'organismo materico, procurante selvagge costruzioni mediate dal potere, dal danaro, dall'effimero, dal contaminato. Qui siamo nella anticontaminazione, perché siamo al di là di tutto questo. Quindi l'opera d'arte che vuole essere opera d'arte deve trafugare la materia in senso proprio verbale e spirituale, mandarla via, scolpire in essi corporativi che hanno creato poi una vastitudine anche di arti precedenti, che hanno avuto un luogo, una situazione tecnica, formale, anche informale. Non si deve negare l'arte, anche quella materica. Ma quando poi l'arte materica diventa merce, diventa la squalifica composita di tutto ciò che è l'organismo interiore che dovrebbe essere in essa, allora non è più arte, ma è uno sfoggio demenziale nel quale gli esseri umani approfittano debitamente e indebitamente di quello che poi possono procurare a se stessi, danaro, potere e vacuità. Io sono l'antitesi, non voglio questo, voglio sì, certo, ovviamente il danaro non fa schifo a nessuno, giusto? Beh, Però sai, un argomento che spesso usano per criticare i critici della società del capitale è il seguente: critichi il capitale e poi chiedi di essere retribuito. Con questo paradossale argomento bisognerebbe allora concluderne che anche l'operaio che vuole essere pagato a fine mese è per ciò stesso un fautore della società capitalistica, quando è evidente evidente che che nella no. società capitalistica, per poter sopravvivere, perché di questo si tratta, la società capitalistica ci costringe alla quotidiana lotta per la sopravvivenza, occorre necessariamente avere un emolumento che ci permetta di arrivare a fine mese, come anche prosaicamente si dice. Ma il punto che a me pare lampante nella tua opera è proprio la volontà di entrare prepotentemente in conflitto con i principi ipermaterialistici, neo-edonistici, grettamente legati all'immanenza priva di ogni tensione spirituale verso l'aldilà o verso l'altrove, verso il futuro o verso qualcosa di diverso che prende posizione la tua opera. La tua opera, come emerge bene dalle tele, anche quelle alle nostre spalle, mette in opera proprio la spiritualità che irrompe e squaderna il piano della pura materialità. È come se fosse l'anima che si autoraffigura nel suo slancio vitale, avrebbe detto Si è Bergson. qua riflette.
Sì, ecco, riflette il suo slancio vitale. Non so se questa espressione che È mutuo da giusto. Bergson possa essere calzante per la tua opera d'arte, Lo è. però mi pare effettivamente che sui tuoi quadri è come se l'anima esplodesse in tutte le sue policrome, sgargianti manifestazioni che sono necessariamente l'opposto della composta, granitica, tetragona materialità. La tua opera d'arte invece mostra lo slancio vitale. Bergson, nell'evoluzione creatrice, usava un'immagine molto bella quando diceva che lo slancio vitale è come un fuoco d'artificio che si alza con la sua Veramente. prepotenza verso il cielo. L'anima forse è questo, è il principio della vitalità contrapposta alla materia, un tema già squisitamente platonico. Il corpo è l'inerte, rigida materia che sta, l'anima invece è il principio della vitalità, è sempre in movimento e per questo, diceva Platone, è anche immortale. È vero. Il morto pertiene al corpo che sta come cosa.